A Mociano Sant'Angelo comincia ufficialmente il terzo mandato del sindaco Giuliano Galiffi. Composta la nuova giunta comunale, vice sindaco il già assessore Mirko Rossi, con delega tra l'altro al bilancio e urbanistica, a Donatella Cordone, turismo e cultura, Ernesto Nobile, commercio e sviluppo economico, mentre a Katia Andrenacci, politiche sociali, con Galiffi che tiene a sé la delega dei lavori pubblici. Primi obiettivi saranno quelli di riqualificare il centro storico e potenziare poi i servizi sociali. Una giunta formata abbastanza celermente, senza problemi, non senza grossi, assolutamente non ci sono stati problemi, quindi è una giunta all'insegna della continuità del rinnovamento. Due assessori facevano già parte della precedente amministrazione, vice sindaco e assessore Cordone. Due sono nuovi entrati, nuovi eletti. Ecco sindaco, i primi lavori, il primo obiettivo della nuova giunta Galiffi. I miei obiettivi sono innanzitutto attuare il programma a 360 gradi, ma molto di questo programma è già finanziato, molte cose invece devono essere finanziate sia in termini di servizi che di opere, quindi l'impegno principale è rivolto al finanziamento di quegli obiettivi che ci siamo posti e che oggi non sono ancora realizzabili e concretizzabili se non prima finanziati, sia servizi che attività e opere. Parlo della piazza, parlo anche maggiormente per servizi sociali e soprattutto per lo sviluppo economico, dove siamo impegnati per la realizzazione e l'insediamento di questa nuova attività di costruzione e di realizzazione di macchine elettriche. Quindi stiamo lavorando affinché rimettano il progetto esecutivo e poi andare in conferenza dei servizi e magari fare i primi passi concreti anche in quella direzione. Oggi ci sono soltanto atti. Il primo atto l'abbiamo fatto con la precedente amministrazione, adesso bisogna farne degli altri e attendiamo che ci sia tutta la documentazione necessaria.